Diamo il buongiorno e il benvenuto a Gian Michele Meloni. Ciao Gian Michele. Buongiorno a te. Come Buongiorno. stai? Non c'è male, abbastanza bene. Ecco, allora, siamo qui per parlare. La nostra attività dopo la breve pausa del 1° gennaio, quindi adesso siamo nuovamente in scena. Eccoci qua. Nuovamente al lavoro, e sì. Quindi noi ti abbiamo chiamato subito per farci raccontare, a parte come sta andando la messa in scena di questo spettacolo, Il Gobbo delle Nostre Dame, e poi tra pochissimo ti chiedo anche tante altre cose. Bene. Sì, noi abbiamo ripreso questo nostro lavoro che facciamo da circa 10 anni, da quando prendemmo la palla al balzo ispirandoci liberamente al Notre Dame firmato Cocciante, e con la compagnia Pandemonium io ed un altro autore, Geppi Di Stasio, facciamo appunto questa parodia in stile quartetto cetra, e quindi lo riprendiamo ogni tanto perché è un must, una commedia brillante, divertente, diciamo un gioco musicale. E adesso siamo al Teatro Arcobaleno, abbiamo iniziato il 27, abbiamo avuto la serata di fine anno, ieri abbiamo ripreso, abbiamo aperto il 2014 e saremo in scena sempre appunto al Teatro Arcobaleno, come ti dicevo, sino al 12 gennaio. Esattamente, infatti allora spieghiamo rapidamente ai nostri ascoltatori. Tu insieme a Geppi Di Stasio e Mariano Perrella sei l'autore di questa opera, esatto, parodistica del Gobbo, esatto, di Notre Dame, infatti, esatto, intitolato Il Gobbo delle Nostre Dame. Ma vorrei sapere come è nata questa scelta di prendere ad esempio proprio quest'opera e di portarla alla parodia fino al teatro che vedremo tutti noi. È stata una scelta secondo un po' lo stile che si attua in questi casi, cioè tu hai uno spettacolo di grande successo, e 10 anni fa il Notre Dame fu veramente uno spettacolo monstre di grande effetto, firmato da Hazard, appunto da Cocciante, ebbe veramente un enorme successo perché era una cosa nuova, era un'opera drama, diciamo così, e quindi noi volemmo allora approfittare di questa operazione, creandone anche un gioco appunto musicale e teatrale secondo il principio della parodia, che ti ripeto era un po' anche quello del quartetto cetra. Quest'anno, proprio oggi, sono i 60 anni della Rai Radio Televisione Italiana, appunto il quartetto cetra appartengono a quel mondo della biblioteca di Studio 1, quando si raccontavano le storie attraverso appunto la musica leggera, le canzoni. Qui c'era certamente il repertorio di Cocciante che ci dava una gran mano, e abbiamo realizzato questo lavoro. Ma tu che sei un autore teatrale, non so se ti sei mai dedicato anche alla TV, te lo chiedo in questo giorno in cui la nostra cugina, sì, compie cugina, 60 anni. La nonna in questo caso, sono quasi nonna perché ha 60 anni rispetto a voi che siete giovani, ma che comunque sia. Beh no, noi siamo un po' più vecchi, la radio insomma. Beh, la radio sì, è per banco, assolutamente, anzi la radio anche secondo me a volte è molto migliore della televisione, qui lo dico e qui non lo nego, assolutamente. Sì, ho avuto anch'io dei trascorsi televisivi nella mia esistenza, però il teatro mi affascinava molto di più, devo dire la verità, e quindi poi a un certo punto mi ci sono dedicato completamente. Ecco, senti, vorrei proprio entrare, diciamo, vorrei andare oltre il sipario del Teatro Arcobaleno e raccontare ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta, nel senso, conosciamo tutti l'opera di Victor Hugo, Il Gobbo di Notre Dame, ma vorrei sapere, senza svelare troppo ovviamente, sì, certo, perché ci saranno delle persone che ancora... un giallo, infatti questa cosa mi piace tantissimo e vorrei proprio sentire dalle tue parole come avete sviluppato questa parodia. Allora, noi abbiamo sviluppato la parodia tenendo conto del gruppo musicale col quale io collaboro da quell'occasione in particolare. Loro sono 5 artisti, sono 3 signore e 2 signori, quindi a quel punto dovevamo un po' ribaltare la situazione, perché non avevamo la Zingara Esmeralda, avevamo sì il Gobbo, avevamo il padre Frollo, il prete, potevamo avere però queste 3 signore che non, per certi versi non potevano rappresentare un unicum, e quindi abbiamo giocato sul fatto che questo Quasimodo fosse disputato non solo da questo abate, da questo prete di Notre Dame, ma anche da 3 dame della borghesia francese. Abbiamo giocato sul Notre Dame e le abbiamo fatte diventare nostre dame. Le nostre dame. E da lì parte tutto, perché poi questo Gobbo ha
ha sulla sua gobba uno smeraldo, perché non possiamo avere la zingara smeralda, anche se c'è un'evocazione della zingara smeralda in scena con una giovane attrice che è Giulia Costanzo. Abbiamo una narratrice che illustra le caratteristiche dell'opera, della parodia, del mondo di Hugo, anche in maniera naturalmente ironica, ed è l'attrice Barbara Begala. Insomma, cerchiamo di mettere tutto insieme perché poi alla fine, anche con uno spirito un po' alla Hitchcock, si debba ribaltare la situazione e venga fuori anche una certa storia in un certo modo. Ecco. Esattamente, perché poi la cosa carina era, se deve esserci un gobbo, facciamo in modo che il gobbo, che la gobba diventi protagonista, e così in questo è stato caso effettivamente. Lo è. Però è importante, ti direi questo, che veramente quest'opera di Hugo nella sua storia ha avuto di tutto, perché ha avuto un cartone animato della Disney, ha avuto 3 film dal 1923 in poi, ha avuto un balletto scaligero anche con Roberto Bolle che ha fatto Quasimodo, ha avuto la versione teatrale, appunto, che sappiamo di enorme successo, di Cocciante, che poi ha svelato anche tutta una serie di bravissimi artisti come Lola Pons, Graziano Galatone, Gio Di Tonno, Vittorio Matteucci che ancora fa il Romeo e Giulietta. Come no? E noi ci siamo liberamente ispirati a tutto questo e abbiamo preso la strada della parodia, che poi per la storia anche dei Pandemonium, delle loro esperienze artistiche, era la via più giusta, diciamo così. A proposito di parodia, vorrei chiederti che se, visto che l'avete scelto come strumento attraverso il quale esprimere quest'opera scritta da voi, anzi rivista da voi, che potenza ha come mezzo di comunicazione? La parodia è, diciamo, potrebbe, perché poi anche in televisione, se vogliamo tornare appunto alla consorella, è stata spesso affrontata in questi anni, ma credo in una maniera, diciamo, un po' legata forse più all'attualità, ma più da presa in giro. Invece la parodia deve avere anche, diciamo, secondo un po' le sue origini storiche, un divertissement, l'idea di un divertimento, ma anche un po', come dire, utilizzando i termini di garbo, di grazia, di scelte musicali, che non sempre poi si perché sposano. Perché comunque col un genere televisivo letterario è stato riconosciuto subito. Assolutamente, Quindi, ci sono delle linee guida da seguire. Assolutamente, per esempio noi poi, giocando sul fatto del nome Quasimodo, nostro malgrado ci siamo creati, tra virgolette, un problema, perché abbiamo pensato al, volendo fare una citazione colta, al poeta Quasimodo italiano, sì. Quindi poi ci siamo dovuti trovare a scrivere tutto in rima, quindi puoi immaginare che, insomma, non è stata un'impresa semplice, però l'abbiamo portata avanti, e quindi invitiamo te e tutti i radioascoltatori di Radio Yes, se hanno voglia di questa esperienza, che magari tocca più una fascia di pubblico, magari che va dai 40 in su per certi versi, come gusto, come mondo, però per carità. Ma insomma, non credo, non ci è vuole, detto. Ci deve essere spazio per tutto e per tutti nel teatro, anche perché il teatro, come voi siete molto gentili che ne date notizie e informazione, di questi tempi certamente non è fra le cose più amate in questo paese, soffre, si fa fatica anche per pubblicizzarlo, e quindi vi ringraziamo molto che ci avete dedicato questo spazio e questo tempo fin dall'inizio dell'anno. Speriamo che porti bene, perché se voi avete parlato di teatro con noi già all'inizio dell'anno, se ne possa parlare tutto l'anno, come si dice. Sicuramente, noi ringraziamo te per essere stato con noi. Ricordiamo allora a tutti gli ascoltatori che il Gobbo delle Nostre Dame sarà al Teatro Arcobaleno fino al 12 gennaio. Fino al 12 gennaio, e poi saremo ancora a Civitavecchia, dove siamo stati già a dicembre, per altre due date, se non sbaglio il 17 e il 18, un venerdì sabato, alla nuova Sala Gasman, che è un teatro molto grazioso di Civitavecchia. Faremo ancora due date e poi forse ce ne sarà una il 25 a Palestrina, così faccio un po' di pubblicità anche per la zona laziale. Diciamo assolutamente, così. Assolutamente. Grazie ancora a voi. Grazie a te, Gian Michele Meloni. Voglio vivere così.